Prendo a meditare. Thank you.
Premamrita c'è? Premamrita c'è? Oh signore, no, non è comoda per lui quella luce. Quella non è comoda per nessuno. Shilabrabhupada ki jai. Oh, Piero, sai che c'è Vito, il cavaliere mascherato, il cavaliere oscuro, tutto buio, solo un nome. Naribol! Lo sai che sei un bel ragazzo, dai, fatti vedere. Aspetta, non ti sento. Come non mi senti? Come sei umile? Le tue orecchie si chiudono appena qualcuno ti fa un complimento. Non ho sentito niente perché ho staccato. Tu hai l'umiltà di default. Io ho detto, dai, fatti vedere che lo sai che sei un bel ragazzo e tu non sento niente. Hai l'umiltà di default. Appena le tue orecchie avvertono un complimento, si tappano. Mi imbarazzo, sì. Imbarazzo. Awanda suo complimento, Vito. Va bene. Vabbè, chiusa la parentesi. La parentesi. Piero, Hare Krishna, no, Piero senza Nirvikalpini. No, Nirvikalpini c'è. Nirvikalpini è in Gran Bretagna, vero? Sta su Facebook. Ah, è su Facebook. Tu, aspetta, dov'è il mio telefono? Aspetta, ho tre telefoni, un cordless, un computer, due ring light, una webcam e un computer. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Intanto, ma che c'è anche Premamrita qui? Sì, dice per una vita e Premamrita, Hare Krishna. E c'è anche Mangala, no? Hare Krishna. Va bene. Premamrita, ma non stai bene? Sento una cucina un po'. Sì? No, stai bene. Tutto bene. Ottimo. Va bene. Va bene, allora vediamo che c'è su Facebook. Vediamo che c'è. Qui abbassiamo. Nirvikalpini, Hare Krishna. È qui su Facebook. Hare Krishna Nirvikalpini. Allora. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Gyananjanashavakaya Chakshurmilitam Yena Tasmay Shri Gurave Namah. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Madhusevita Prabhu Iti Namine Dasyate Prabhupadasya Nimagnaya Nirantanam Rupasya Palane Shiksham Prakai Namostute Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Iti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnevadi Paschatyadishatarine Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasa di Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora, bentrovati. Qui ci sono anche Matteo, vediamo se riesco a parlare bene. Matteo, Barbara, Tulsi Gopio, Hare Krishna. Allora, dunque, come ben ricordate, ci eravamo lasciati l'ultima volta con un proposito molto spontaneo. In realtà l'ho imposto, no? Ho imposto che qualcuno
esordisca oggi, ho chiesto che qualcuno potesse esordire raccontando, spiegando chi secondo lui, lei, oggi rievoca il sacrificio disinteressato di Giatayu. Hai raccontato un po' a Barbara l'antefatto. Questo mostro, Ravana, c'è cioè un mostro lussurioso, lascivo, che decide di rapire Sita. Chi è Sita? Sita è la consorte di Rama. Sita è il divino al femminile, ok? Il divino al femminile. Quindi decide di rubare a Dio di rapire a Dio la persona suprema, di rapire, scusate, stasera l'italiano, di rapire la consorte di Dio, la persona suprema, eh? Il Dio al femminile, il divino al femminile. Ok. In quel momento un puro devoto di Dio, che in questo aneddoto trascendentale, in quest'epoca, ha la forma di un avvoltoio, del re degli avvoltoi, accorre in aiuto di Sita, questa donna divina rapita. Però nulla può contro Ravana, perché Ravana è il più potente asura di quei tempi. Asura significa asura, senza luce, quindi un ottenebrato, una persona molto, molto ottenebrata, ok? Oscura, molto oscura, decisamente oscura. E nulla poté contro Ravana e incontrò la morte. Allora, ma la morte. L'argomento di questo webinar, di questo seminario, che penso che concluderemo proprio oggi, poi prossima settimana nuovi argomenti tratteremo. Intanto saluto Loredana, Hare Krishna Loredana e pure Giuseppe Hare Krishna da Palermo. In realtà, qual è l'argomento di questo seminario? Una sconfitta schiacciante è davvero tale? In questo caso, Giatayu, questo avvoltoio, ha incontrato effettivamente la morte in questo scontro all'ultimo sangue e lui ha avuto la peggio in questo scontro. Quindi, materialmente parlando, sconfitta schiacciante. Ma nel momento nell'attimo della dipartita, nell'ultimo momento, Rama, Dio, la persona suprema, si imbatte in Giatayu agonizzante. Tra di loro avviene uno scambio molto, molto tenero, molto profondo, di amore trascendentale. Rama riconosce un po' d'acqua, perché Scusate. niente. Se vuoi lì c'è anche una caramella di eucalipto che ho appoggiato lì. Dicevo, quindi Rama, Dio la persona suprema, accompagna personalmente Giatayu verso la dimora trascendentale, prendendosi cura direttamente di lui. Quindi sconfitta? E direi proprio di no. Direi piuttosto che la sconfitta schiacciante è quella di Ravana, che pensa di aver vinto, pensa di avere il fato dalla sua parte. In realtà sappiamo, se conosciamo il Ramayana, insomma, possiamo comunque immaginare quale tragica fine farà questo essere per il semplice fatto di aver cercato di rapire la persona che è più cara a Dio, la persona suprema, ovvero Sita, il divino al femminile, la sua consorte. Saluto speciale anche ad Arti. Hare Krishna. Allora, chi? Dai, Matteo, su, dimmi, grazie. Chi è che oggi evoca o rievoca i giorni nostri il sacrificio disinteressato di Giatayu? Inquadro? Stai per dire qualcosa? O devo inquadrare un volto, No. una scena muta? Allora, Oggi chi? in che senso oggi? Oggi è di
giorni nostri, non oggi, non oggi 25 marzo 2022. In realtà, sì, anche oggi 25 marzo 2022, in questo senso. Vai, Piero, stupiscici. Prabhupada. Dici qualcosa, Prabhupada, certo. Oh, Freddy, c'è pure Freddy. Freddy, fatta Freddy, Hare Krishna. Prabhupada, dai, dici qualcosa a proposito. Perché secondo te questo sacrificio disinteressato di Jatayu ci rammenta l'opera di Bhaktivedanta Swami Prabhupada? Perché lui ha fatto almeno, come si dice, negli ultimi anni della vita ha fatto un grandissimo sacrificio. Detto dal maestro, Jatayu era anziano, no? Effettivamente, Jatayu era anziano, così come Prabhupada era anziano. Il suo maestro ha detto vai e spargi la conoscenza di Krishna in inglese, e ha fatto tutto quel viaggio da solo, è successo un po' di tutto, era disparato all'inizio e poi dopo le cose hanno cominciato ad andare bene e ha fatto una grande, immensa opera, non dormiva la notte per scrivere i libri, un esempio di sacrificio da tutte le parti. Si capisce? Sì, è vero, sì. A 360 gradi, il suo sacrificio disinteressato a 360 gradi. All'età di 70 anni lui raggiunge un paese straniero, dopo un mese di viaggio, peraltro neanche in una nave che trasportava esseri umani, passeggeri, ma trasporto merci, una nave da cargo, credo che si dica. Sì. E poi due infarti durante il viaggio e via discorrendo, tante difficoltà. E, ecco, sì, effettivamente sì, la missione di Prabhupada era proprio così, era imponente, impossibile da un punto di vista materiale. Come fa un uomo di 70 anni da solo, senza risorse, senza conoscere nessuno, nel luogo, nella nazione dove ha deciso di trasferirsi, senza conoscere neanche la cultura. Come fa un uomo a 70 anni a fare 14 volte il giro del mondo, ad aprire più di 100 templi in tutto il mondo, a tradurre, ecco, come diceva Piero, no? Non dormiva la notte per tradurre e commentare questi libri. 18.000 versi di Srimad Bhagavatam, 700 versi di Bhagavad Gita, e poi tutta Chaitanya Charitamrita, e poi conversazioni, incontri, lezioni, iniziazioni. Impossibile, imponente, davvero imponente, impossibile, così come l'impresa. Non ho capito. Anche i bhajan, andava persino in studio di registrazione, pure quello faceva, sì. E quindi questa missione di Prabhupada, imponente, impossibile, proprio come la missione di Jatayu di sconfiggere a duello Ravana. Impossibile, proprio impossibile. Questa fu la missione di Prabhupada, questa è la sua missione, fermare, arrestare l'avanzata furiosa, brutale del materialismo, dell'edonismo. L'edonismo è la ricerca. Vabbè, filosoficamente parlando, l'edonismo è la ricerca della felicità. Però oggi la parola edonismo assume un'accezione decisamente negativa, per cui lussuria, ricerca sfrenata del piacere a tutti i costi, subordinando ogni altro interesse, anche di natura spirituale. Solo la ricerca del piacere, no? Lo stare bene. E rappresenta Ravana, no? Questo avanzare dell'edonismo, del materialismo, è rappresentato da Ravana. E questo edonismo, materialismo, Ravana cosa vuole fare? Vuole dirottare le anime, portarle lontano, lontano dal servizio devozionale alla persona suprema. Ma per misericordia trascendentale, per grazia divina, ecco perché il titolo di Bhaktivedanta Swami Prabhupada è Sua Divina Grazia, quindi... Per sua, prendila, così non soffri, no?
vuoi soffrire, vuoi continuare. No, veramente prendi, no, se, no, ti, no, se ti allevia un po'. Quindi per miracolosa misericordia di Krishna, Prabhupada ricevette l'incredibile potenza con cui trasformò letteralmente, mutò una mission impossible in una mission inarrestabile. Come si dice inarrestabile in inglese? Inarrestabile in inglese. Come si dice inarrestabile in inglese, Piero? Unarrestable. Unarrestable. Io, sì, va bene, per me va bene. Per me va benissimo. Unarrestable. Una mission impossible in una mission unarrestable. In una missione inarrestabile. Prabhupada, veramente inarrestabile. Girò instancabilmente il mondo, un vero e proprio globetrotter, ma a 70 anni, dai 70 agli 80, quindi non è che col passare del tempo si ringiovanisca, no? Come diceva Ettore Petrolini, io più passa il tempo più giovineggio, no? Invento questa parola, giovineggiare, no? Non si giovineggia, col passare del tempo si invecchia, no? Il corpo pesa sempre di più, cioè arresta, no? I nostri movimenti, no? Lui continuava imperterrito a girare, scriveva dozzine di libri, come abbiamo detto, fondò più di 100 templi, ispirò milioni di persone a praticare il servizio di devozione. Qual è il tuo miracolo, Swami? Gli chiesero una volta durante un programma di padiglioni, o come si chiama, pandal, noi in India lo chiamano pandal, questi programmi all'aperto con grandi padiglioni che durano qualche giorno, anche qualche settimana. Durante un pandal, uno di questi pandal, qualcuno, qualcuno gli chiese, Swamiji, quali sono i tuoi miracoli? Camminare sull'acqua, resuscitare persone, manifestare oggetti, no? E lui disse, eccoli i miei miracoli, no? Questo è il vero miracolo, cioè rivolgendosi ai suoi discepoli, no? Il vero miracolo è mutare il cuore o la coscienza di una persona da materiale a spirituale. Qual è la differenza tra materiale e spirituale? Materiale significa qualunque cosa fatta, detta, pensata per se stessi o per i miei. Per che dico io? Questa forma di egoismo, io e mio, no? Quindi qualunque cosa fatta, pensata o detta per me stesso o per chi dico io, no? Spirituale è qualunque cosa fatta, detta o pensata per la persona suprema, capendo bene, sapendo bene che tutto gli appartiene, sapendo bene come funziona, per esempio, un albero. L'acqua va data alla radice, poi ci pensa la radice a smistare tutte le sostanze nutritive a tutto l'albero, no? A tutte le parti dell'albero, no? Analogamente Dio, la persona suprema è la radice dell'esistenza, quindi versando a Lui il nostro amore, il nostro tempo, la nostra intelligenza, la nostra devozione, in una parola bhakti yoga, quindi agendo al suo servizio d'amore, ci penserà Lui a raggiungere tutti i cuori che noi vorremmo raggiungere, ma che diversamente non potremmo assolutamente raggiungere, no? Così come non potremmo raggiungere neanche tutte le singole parti di un albero, di un grande albero, con la nostra acqua, col nostro innaffiatoio, no? Con la nostra pompetta. E come fai a raggiungere tutte le foglie, tutti i rametti, tutti i fiorellini, tutti i frutti? Qualcosa ti sfuggirà, no? Ok, qualcosa sfugge sempre. Qualcosa sfugge sempre in questo mondo materiale. È chiaro, non abbiamo il controllo, non siamo noi i controllori. Ma dando l'acqua alla radice, gesto molto semplice, molto naturale, permetterà alla radice di raggiungere ogni singola parte di questo albero dell'esistenza, di questo albero della vita, no? Quindi questo è il vero miracolo. Questa fu la missione ed è la missione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ovviamente la maggior parte di noi non è chiamata a questo tipo di erculea missione, ovviamente, assolutamente no. Però possiamo rendere sacre, questo è il messaggio di Jatayu, questo è il messaggio di Prabhupada e di chiunque ne abbia seguito le orme, satovritte. Possiamo rendere sacre le nostre esistenze contribuendo ognuno con le proprie inclinazioni, predisposizioni attitudinali, con il proprio bagaglio, no? No? Con la propria conoscenza, con le proprie inclinazioni, rendere sacre le proprie vite, mettendo tutto questo, il proprio piccolo bagaglietto, grande bagaglione,
tir di qualità, quello che è, al servizio della persona suprema. Questo rappresenta la perfezione dell'esistenza. Ricordiamoci che la sesta domanda che i saggi di Naimisharanya rivolsero al più saggio dei saggi, Suta Goswami, 5.000 anni fa, avendo avvertito per conoscenza e per sintomi che l'era di Kali, quest'era di discordia, di ipocrisia, di ignoranza, di debolezza, di tutto ciò che di peggio può esserci, di falsità, di menzogna, di truffa, no? Avendo avvertito che stava arrivando quest'epoca, allora si organizzarono da saggi, si organizzarono per il benessere dell'umanità intera, per contrastare gli effetti infausti, nefasti, sfortunati dell'era di Kali. E il saggio ci dimostra con l'esempio come si fa, rivolge domande a chi è più saggio, al più saggio dei saggi, no? Alla persona perfettamente connessa con la persona suprema. Anche loro lo fecero così. Rivolsero 6 domande, quindi una potenza incredibile di analisi e di sintesi. Non è facile fare domande, è difficilissimo fare domande, non è facile fare domande. Bisogna essere molto, molto concentrati, non è facile fare domande. Sembra che sia più difficile dare risposte, è più difficile fare domande veramente. Intanto comunque è molto difficile, no? La sesta domanda per il benessere dell'umanità intera che rivolsero ai saggi di Naimisharanya, a Suta Goswami, questi saggi di Naimisharanya, fu qual è lo scopo dell'esistenza. E Suta Goswami rispose: mettere al servizio della persona suprema le proprie qualità, svolgere servizio devozionale in accordo con le proprie inclinazioni, con le proprie capacità. Ok, quindi questo è il punto che riguardava l'analogia, il parallelismo, no? tra Jatayu e Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Allora, intanto c'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Tra i devoti qui presenti, online, su Facebook, Vito, Piero. Oh, Freddy, sei qui. Freddy si sta collegando su Zoom. Hare Krishna. Va bene, se volete dire qualcosa interrompetemi tranquillamente, è sempre bello condividere. Allora, torniamo al punto di Jatayu, dell'analisi del suo sacrificio disinteressato. Quindi, buon auspicio nella tragedia. È stata una tragedia, indubbiamente. La saggezza spirituale ci viene in soccorso, facendoci capire che siamo anime indistruttibili. Siamo anime eterne in un viaggio trasmigratorio multivite. Va bene? Siamo anime indistruttibili in un viaggio trasmigratorio multivite. Verso cosa? Verso la libertà eterna. La libertà da nascita e morte, nascita e morte, nascita e morte. Questo è lo scopo. Ovvero una vita di amore. Una vita di amore con la persona suprema e con tutte le anime, senza le maschere, le maschere di queste false identità temporanee, questi ruoli, al di là quindi della sofferenza. E più che meno, combattendo una guerra contro le illusioni che tipiche di questo mondo, no? Sono tipiche le illusioni di questo mondo, che ci allettano con piaceri temporanei prodotti della felicità effimera di questo mondo, no? Questi piaceri vuoti, una felicità, come disse un filosofo, diceva, felicità altamente infelice.
che ci priva della felicità vera, quella reale, la felicità eterna, quella che non finisce mai. In questa guerra cosa succede? Che più importante del riuscire ad evitare la morte, più importante di questo, cosa che peraltro è impossibile da evitare, no? Non può essere fatto davvero nulla in questa guerra, in questa lotta, a un certo punto arriva. È più difficile ancora, più importante ancora, è riuscire a ricordarsi della persona suprema, di Dio, la causa di tutte le cause, il sommo divino trascendente in quel momento della morte, che rappresenta la realtà più alta al di là del mondo materiale. Questo è lo scopo dell'esistenza, no? Infatti la Bhagavad Gita ci spiega questo, nel capitolo 8, che peraltro si intitola Raggiungere il Supremo, nei versi 5, nel verso 6, Antecale, no? Nel momento della dipartita, sono i ricordi, yam yam vapis marambavam, sono i ricordi che si hanno in quel momento lì a determinare la destinazione successiva. Quindi ci spiega, in altre parole, che la nostra mentalità in quel momento lì della dipartita determina il nostro destino successivo. Se la nostra coscienza è fissa sulla persona suprema, sul divino trascendente, raggiungeremo la dimora eterna. Quindi torneremo nel mondo spirituale. Pertanto, ricordarsi di Dio nel momento della morte rappresenta il coronamento, il successo della vita, il coronamento proprio della propria esistenza. Jatayu, infatti, cosa fece? Riuscì a rimanere, lui aveva una missione. Sita gli aveva chiesto, informa Rama di quello che sta succedendo. Sono stata rapita, informalo, solo lui può intervenire. Allora Ravana gli recise entrambe le ali, cadde giù al suolo, quindi praticamente era prossimo a lasciare il corpo, quell'anima, no? Però aveva una missione, informare Rama, era cosciente del fatto che se si fosse immerso nella vibrazione trascendentale dei santi nomi del Signore Supremo, il Signore Supremo lo avrebbe ascoltato, lo avrebbe ascoltato, sentito e raggiunto, sarebbe giunto in suo soccorso. E così successe, quindi lui iniziò flebilmente sempre di più a pronunciare il santo nome di Rama, Rama, no? Faceva così. E così lasciò il corpo, pronunciando il nome di Rama, peraltro, tra le braccia di Ramachandra. Tra le braccia di Ramachandra, cosa straordinaria, no? Quindi questo successo conferisce una ricompensa di gran lunga maggiore della ricompensa di molte vittorie nelle battaglie, quelle quotidiane, no? Nelle battaglie della vita. Vittoria o vittorie che saranno comunque annullate con la sconfitta definitiva, no? Quando si dovrà lasciare questo corpo col quale combattiamo in questo mondo. Quindi, sebbene Jatayu perse la sua battaglia con Ravana, ottenne il successo eternamente gratificante, in assoluto, più gratificante, che consiste nel lasciare le spoglie mortali alla presenza di Rama assorto nel suo ricordo. Questo è insegnato, ricordiamoci, nell'ottavo capitolo della Bhagavad Gita, che appunto si intitola Raggiungere il Supremo. Oggi abbiamo parlato, no, questa mattina, che i secondi sei capitoli della Bhagavad Gita ci offrono informazioni pratiche su come Abideya, no? Sambandha Abideya. Abideya significa l'assunzione di responsabilità, la pratica sulla base delle informazioni raccolte nei primi sei capitoli, che sancisce il Sambandha, l'acquisizione di informazioni, quindi l'assunzione di responsabilità. Allora, l'ottavo capitolo addirittura si chiama Raggiungere il Supremo, quindi un capitolo straordinario. Dunque, e che abbia Jatayu raggiunto il successo in un corpo di avvoltoio, diciamo che rappresenta qualcosa di veramente straordinario, no? Nella tradizione vedica, e non solo nella tradizione vedica, persino Walt Disney, la Walt Disney
individua negli avvoltoi esseri non proprio virtuosi, diciamo, a volte no, la Walt Disney li qualifica anche in no, quelli erano corvi, quel Tarzan. Tarzan? Come si chiama piccolo? Ah, Mowgli. Mowgli, giusto, il libro della giungla. Però erano gli avvoltoi, ma che al momento del dolore hanno pianto. Ecco, vedi? E poi alla fine viene fuori, no? A contatto perché con l'amore. Perché hanno fuori del piccolo. Sì. Persino vuol dire, ma a un certo punto anche a Walt Disney fa riferimento a Ramagliano. E fa riferimento a Ramagliano in qualche maniera, però tante cose sì, tante altre ne hanno cambiate di me, sì. Pinocchio e tante altre che sono, però però diciamo nella tradizione, nell'immaginario, no? Gli avvoltoi di fatto sono animali, li chiamano spazzini, no? Svolgono questo tipo di servizio nella natura. Si cibano di carogne, si cibano di cadaveri. Alcune tradizioni, culture umane prevedono anche appunto non la sepoltura, non la cremazione, ma il dare i corpi agli avvoltoi. E nella tradizione vedica l'avvoltoio rappresenta l'ignoranza. L'ignoranza, proprio perché banchettano con i cadaveri. No? Con anche, con la iena, no? Anche la iena, anche la, infatti anche la Walt Disney, anche la iena può diventare i cattivelli di turno, no? E quindi sono considerati estremamente impuri. Maggiataio, benché in un corpo di avvoltoio, un simile corpo, ottenne la suprema fortuna di lasciare il corpo alla presenza del Signore. Nella tradizione della Bhakti troviamo un altro esempio fulgido di puro devoto che dipartì alla presenza del Signore Supremo, ed è il patriarca Bhishma, no? Se ne parla nel Mahabharata. Era completamente in un letto di frecce praticamente, no? Colpito a morte da un numero incalcolabile di frecce. Però lui aveva il potere mistico di lasciare il corpo nel momento in cui lui avrebbe deciso, avrebbe voluto, perché stava aspettando che il Signore Supremo Krishna si avvicinasse a lui, no? Bene, c'è questo esempio celebrato per aver raggiunto la dipartita ideale, perché Krishna era proprio accanto a lui, no? Durante i suoi ultimi momenti. Molto prima di Bhishma, quindi parliamo di 5.000 anni fa, Bhishma, invece molto prima, quindi 1.800.000 anni fa, credo che il Ramayana, ottenne una simile dipartita, ma non solo alla presenza di Sri Ramachandra, della persona suprema, ma addirittura tra le sue braccia. No? Ma la fortuna di Jatayu non finì qui, perché dopo la sua dipartita Rama in persona compì gli ultimi riti e gli offrì lo stesso onore che proprio lui lo considerava suo padre, perché era un amico intimo di suo padre, Dasharath, quindi proprio è come lo considerò proprio come un padre, in quel momento lì, quindi un profondo legame unisce le due personalità. Allora, gli strateghi di guerra sanno che accettare la sconfitta in una battaglia per vincere la guerra non è una perdita. Si dice, no, vabbè, abbiamo vinto, abbiamo perso una battaglia, ma vinceremo la guerra, no? La visione spirituale ci aiuta a vedere la sconfitta a livello fisico come una battaglia persa, ma con lo scopo di vincere la guerra. Ma se quella sconfitta ci spinge ad aumentare la nostra memoria di Dio, allora questo ricordo è un significativo guadagno spirituale, questo ricordo qui. Quindi non abbiamo veramente perso, apparentemente si è perso la battaglia, ma stiamo vincendo.
la guerra. E se ci ispira questo evento a ricordarci di Krishna, in quel momento lì, perdere la battaglia in questa vita per vincere la guerra al fine di ottenere la vita eterna, no? Allora questa è una mossa vincente, diciamo, no? Per usare una terminologia da strateghi, no? Naturalmente è assolutamente improbabile che ci venga chiesto di fare sacrifici così estremi, no? Ma qualunque siano le sfide che dobbiamo affrontare in questa nostra esistenza, o le perdite che dobbiamo sostenere nel nostro servizio al Signore, possiamo essere assolutamente certi che in realtà siamo dei vincitori. Questo è il contributo che la Bhagavad Gita offre alle nostre vite, alle nostre esistenze, no? Proprio questo. Noi siamo già vincitori. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam, nel suo primo Shikshastaka, Shri Chaitanya Mahaprabhu ci dice proprio questo, che prendendo rifugio nel suo santo nome, proprio come fece Jatayu, prendendo rifugio nel suo santo nome, nel Mahamantra, Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Param Vijayate significa vittoria perfetta, vittoria completa, si può stravincere. Ecco, questo ci sta suggerendo Chaitanya Mahaprabhu. Noi possiamo stravincere, lui vuole vederci vincere. E, d'altra parte, mettiamoci nei panni di Ravana, no? Ravana, come dicevamo prima, Ravana pensa di essere uno vincente. Sì, molto orgoglioso, no? Ravana pensa proprio, ce l'ho fatta, chi può ostacolarmi? Chi oserebbe mai pensare di potermi uccidere, no? Quindi questa è la psicologia di Ravana. Quindi se le vittorie a livello fisico ci fanno credere, a livello fisico nel senso corporeo, materiale, mondano, se queste vittorie ci fanno credere che possiamo avere, sperimentare, vivere la felicità in questo mondo e che non abbiamo bisogno di elevare la nostra coscienza a livello spirituale, allora è proprio lì che l'illusione materiale Maya è lì, ha proprio vinto, ha ottenuto la sua vittoria su di noi, perché ora siamo orgogliosamente situati tra le sue grinfie, tra le grinfie di Maya. Quindi, sebbene possiamo aver vinto la battaglia in questo mondo, come dicono i cristiani, a cosa serve guadagnare il mondo se poi perdi la vita eterna? No? Si dice questo nei Vangeli, credo. A cosa serve guadagnare il mondo se poi perdi la vita eterna? O, come dice lo Srimad Bhagavatam, Tyaktva Svadharman Charanam Bhujamare Bhajana Pakva Tatpatettatoyadi Yatra kvava badrama buddha mushakim kovarta apto bhajatam abhajatam abuddha mushakim. Significa, anche se rinunciamo ai nostri impegni materiali, ma ci impegniamo nel servizio, per impegnarci al servizio, nel servizio di devozione, ma poi per bhajana pakvo, poi per debolezza, per immaturità, lasciamo, abbandoniamo il servizio devozionale, in realtà non abbiamo perso niente. Perché? Perché Krishna fa una promessa, dice: anche un solo passo verso di me, uno solo ti salva dalla paura più temibile, uno solo, magari ne dovresti fare 100, ma ne fai solo uno. Quel passo... Quindi quel passo avanti, se c'è un passo indietro, quello rimane. Sì, sì, sì. Perché? Perché? Perché quel passo in avanti verso di lui altro non è che la naturale condizione dell'essere vivente. Quindi tu ti riappropri di qualcosa che già ti appartiene, di un tuo corredo eterno. E quando Krishna, che è una persona, vede questo sforzo, preserva questo piccolo passo verso di lui per l'eternità. Cioè praticamente nella vita successiva si ricomincia da lì.
Mentre da un punto di vista materiale, se tu costruisci, costruisci, costruisci e poi lasci, tutto viene giù, no? Come i castelli di sabbia dei bambini sulla spiaggia, praticamente, o fosse anche un impero. L'importante è quello che sappiamo fare, non quello che abbiamo costruito. Quello che sappiamo fare, se lo mettiamo al servizio della persona suprema, che in realtà è la causa di quella abilità che noi abbiamo, allora quello è proprio il cerchio che si chiude. Lì i conti tornano. Se invece quello che noi sappiamo fare, dimentichiamo che quello che sappiamo fare proviene da lui, è un dono, è un talento, no? È un talento. Se noi non lo usiamo come atto votivo, come atto di riconoscenza nei confronti di colui il quale ci ha donato questo talento, si sperpera, si disperde, non serve assolutamente niente. In questa vita può sembrare di aver fatto chissà quale grande opera, ma il tempo opererà su quella grande opera riducendola a nulla praticamente. Perché? Ma perché l'abbiamo visto, a parte che l'abbiamo visto così tante volte, grandi imperi, cosa è rimasto di grandi imperi, di grandi imperi, delle opere di grandi? Nulla. Ecco, a Roma c'è un po' di qualche macerie, qualche, come si chiama, rudere, no, ma rudere, qualche maceria, sì, qualche reperto, macerie, no? C'è una parola, però non mi sta venendo in questo momento. Rovine. Rovine, grazie. Le rovine, le rovine, le rovine, appunto la parola stessa, Freddy, eh? Le rovine, cioè è solo questione di tempo, è solo questione di tempo, non di probabilità. Tutto verrà distrutto e verrà distrutto anche il ricordo, perché diciamo che, ecco, qualcosa, anche un'opera immensa, viene distrutta dal tempo. Poi c'è per un altro periodo in cui si serba il ricordo di quella grande opera, ma il tempo distrugge anche quel ricordo lì. Soprattutto il Kaliyuga. Distrugge tutto il tempo, no? Quindi figuriamoci le nostre piccole opere, no? Se invece i nostri talenti noi li utilizziamo al servizio di colui il quale ce li ha gentilmente offerti, allora quella rappresenta la perfezione dell'agire. E questo è spiegato nel terzo e soprattutto nel quinto capitolo della Bhagavad Gita, in cui è rivelato, in questo sacro dialogo, il segreto dell'agire, il karma yoga. Karma, l'azione yoga che ci unisce alla persona suprema, al divino, no? Alla persona divina, trascendentale, suprema. Ecco, quindi questo dice quel verso lì, il 2.40 della Bhagavad Gita. Dice, anche un passo verso di me ti salva dalla paura più temibile. Qual è la paura più temibile? La paura più temibile è, una volta lasciato questo corpo umano, prendere un corpo subumano, dove non posso più manifestare il mio libero arbitrio, ma sarò costretto in altre forme non umane a semplicemente a vivere distinto, no? Quindi mangiare, dormire, accoppiarsi, difendermi, anche affezionarmi, ma sempre sulla base di questi quattro impulsi vitali, no? Legati all'istinto, appunto. Quindi è la paura più temibile, perdere l'opportunità, per esempio, di fare quello che stiamo facendo questa sera, che altro non è che approfondire l'immensa preziosità di questa opportunità, in quanto in corpi umani, no? Approfondire le nostre potenzialità, questo è lo scopo, che altre forme non possono concedere, altre forme non umane, dico subumane, non concedono. Quindi anche un piccolo passo nel servizio di devozione ci salva dalla paura più temibile, quella di prendere un corpo non umano, perdere questa opportunità. Invece Krishna promette che ci concederà un'altra forma umana, e poi un'altra, finché non avremo perfezionato la nostra esistenza. No? Ecco, e raggiungere il successo, quindi, proprio come Jatayu, che sì, perse la sua battaglia con Ravana,
la perse proprio, la perse completamente, ma vinse la guerra contro l'illusione di questo mondo. Quindi lui fu vittorioso nella sconfitta. Questo è il senso. Qualcuno vuole dire qualcosa? Qualche considerazione? Dai, facciamo una carrellata. L'altra volta abbiamo iniziato con Piero. Adesso Freddy, Hare Krishna, vai, comincia tu. Di qualcosa tu, Freddy. Qualche tua allora, considerazione in merito. E come si potrebbe, relazionare in quanto a, ai talenti? Diciamo, Krishna ci dà la diverse manifestazioni di fare servizio, per dire, no, ma la nostra natura c'ha un dovere prescritto, e se uno non lo approfitta, è come nel mondo cattolico era la parabola dei talenti, no? Che se uno non lo approfitta, praticamente uno sta sprecando un'opportunità che dopo sarà punita. In relazione a quello che stavi dicendo, no? Sì. Praticamente non è sprecare, ossia bisogna essere cosciente di che noi abbiamo tutte le capacità per avvicinarsi a Krishna, sviluppare i nostri talenti, e praticamente noi come verremo puniti se no si sprechiamo questa opportunità, diciamo? Sì, non è che... sì. Il karma, no? O le conseguenze, no? Karma, sì, ci sono le conseguenze. Che il karma viene spesso considerato un metodo punitivo. Il karma in realtà è un programma di recupero, è un programma di riabilitazione dell'anima attraverso delle pene, delle sofferenze che hanno lo scopo di rendere più profondi, più intelligenti, più capaci di cogliere le opportunità, in questo caso della forma umana, no? Quindi ecco, sì. Però poi cosa successe in quella parabola, no? Questo figlio, il figlio il prodigo, no? Cos'era la parabola del figlio il prodigo, no? No, era la parabola dei talenti che... E non è il figlio il prodigo, non era quello? No, è uno... Sto mischiando tutto? No. E diciamo che a uno le dà un talento, all'altro le dà 5, all'altro 10. Dico, però poi cosa succede? Quando questo uno, ragazzo sperma lo mette sotto terra, uno lo mette sotto terra e non approfitta quello per farlo produrre. E l'altro lo raddoppia e l'altro gestisce di una maniera in che possa fruttare al capo. Entonces, quello che voglio dire, se noi non sviluppiamo quello che ci ha dato Krishna, avremo una punizione, una conseguenza di non aver approfittato, come hai detto tu, in acquistare un corpo subumano. Sì, io non me la ricordo allora. Io pensavo fosse quella del figlio prodigo. Vabbè, non me la ricordo. Che secondo me ancora è quella, perché... No. I talenti è un'altra. Non me la ricordo proprio quella dei talenti. Non l'ho capita come quella dei talenti, non me la ricordo, ma sì, non va tanto sottolineato il fatto che c'è una punizione, è che è proprio un programma di recupero, perché noi oggi per punizione intendiamo qualcosa, intendiamo qualcosa di negativo, no? Punire, una forma di negare la libertà, negare dei privilegi, ti punisco. E quello è un aspetto. È un aspetto strumentale, funzionale. In realtà il karma e qualunque altro mezzo chiamato semplicisticamente punitivo, in realtà è un programma di recupero, di riabilitazione. Il mondo materiale è sì un penitenziario, ma soprattutto un riformatorio. Penitenziario riformatorio, ti riforma, ti restaura nella coscienza trascendentale. Avviene questo. Sempre
positivo, cioè io posso migliorare un karma meraviglioso. Ripeto perché c'hai la voce bassina bassina. Allora Barbara dice, ma il karma a volte, il karma non, è, non sempre è negativo, a volte può esserci anche un karma meraviglioso. Certo, io posso vivere la vita di un'altra persona o qualcosa che lo porta a termine meraviglioso perché non era riuscito a portare a termine. Sì. E spesso con il karma, mi capita spesso che vengo tutti i giorni a scuola, si usa spesso un po' come scusa, ha mancato il mio karma, no? Karma va vissuto tutto, non cerco di fuoco, non cerco di luce. Ripeto, Barbara dice il karma va vissuto nel bene e nel male, nella cattiva, nella buona e nella cattiva sorte, si dice, giusto? Ma vissuto usato come scusa. E non va usato come scusa, è il mio karma. Cioè, è il mio karma, tanto fatalismo poi quello lì, no? Quando sì, dice, vabbè, tanto... Ma dico sì, c'è una gran maggiore di persone... parlano con me, io vado a scuola e dico no, non dire questo, tu devi rispettare e vivere il tuo karma, perché se devi entrare nel cerchio di fuoco del problema, tu ci devi entrare, e altrimenti quel cerchio di fuoco tu passi di qua, passi di là, ci senti solo, cerchi di evitarlo, eh? Vero? Forse anche un cerchio di luce meraviglioso è una cosa bella. Infatti Prabhupada diceva, tu vuoi essere parte del problema o parte della soluzione? Ecco, quello. Se sei parte del problema è anche la soluzione. Se no non sarebbe un problema. Esatto. Se no non sarebbe un problema. Il problema è tale perché c'è già una soluzione, soltanto che l'ho dimenticata, l'ho persa, l'ho smarrita. Sì. Quindi karma. Karma e poi anche il karma, quando perché effettivamente karma significa, non è che karma significa azione, che genera delle reazioni, a volte sono delle conseguenze positive, a volte sono delle ripercussioni, e vabbè, tu le devi affrontare, non è che diciamo, il mio karma, e uno si abbatte, si avvilisce e si spegne, appassisce, no, bisogna affrontare la situazione, anche perché anche quando le cose vanno bene, si chiama karma positivo, no? Karma positivo. Mica che è sempre negativo, effettivamente. Esiste anche il karma positivo. Il problema del karma positivo è che, per definizione, il karma è temporaneo, no? Infatti, dei 5 argomenti della Bhagavad Gita, karma è l'unico temporaneo. Gli altri sono eterni. Ishvara, Dio, la persona suprema eterno, l'anima eterna, la natura materiale è eterna, il tempo è eterno, solo karma, ovvero le azioni e le conseguenti reazioni dell'agire, quindi dell'agire dell'essere vivente. È uno stato temporaneo. È temporaneo, no? Ed è proprio quello il problema, che è temporaneo, perché l'anima eterna non sarà mai pienamente soddisfatta di un tempo che fosse anche inferiore all'eternità di un secondo. Mai sarà soddisfatta di questo. L'anima. Perché è limitato? Non ti riesco a sentire. Perché è limitato? Perché è limitato? Perché è limitato. E invece l'essere vivente è eterno. L'essere vivente è eterno. E i limiti imposti dalla materia generano in lui una condizione di disagio, non si trova affatto bene, soffre, no? Quindi anche qua i latini dicevano, quanto più la sorte è stata favorevole, tanto più ti farà soffrire, quando inevitabilmente muterai. C'è capito? Quanto più la sorte è stata favorevole, tanto più ti farà soffrire, quando inevitabilmente muterai. Perché qui tutto è temporaneo. Quindi il problema del karma, la questione del karma, è una questione importante. Dal karma, quindi dall'azione materiale, l'anima deve passare al karma yoga. Sempre agire, però il primo è un agire materiale, che può generare anche delle reazioni, come abbiamo detto, positive. Ma tanto finiscono, hanno una scadenza.
Non è che soltanto le mozzarelle hanno la scadenza, no? O i succhi di frutta o qualunque altro prodotto edibile. Tutta la scadenza, tutto ha una scadenza in questo mondo materiale. Quindi attenzione a non attaccarci, ma attacchiamoci alla fonte da cui emana tutto quello che esiste e utilizziamo in quella zona franca, in quel territorio dell'assoluta libertà, dalle ripercussioni di questo mondo materiale, attaccati quindi ai piedi di loto di Shri Murari, che è un altro nome di Krishna, che sono come vascelli che ci traghettano oltre l'esistenza, oltre l'oceano materiale, oltre l'oceano dell'esistenza materiale, attaccati a quei piedi, agiamo in questo mondo finché ci siamo, ma al suo servizio, così rimarremo come un fiore di loto. Come un fiore di loto che è anche immerso nelle acque più sporche e idrorepellente 100% e non viene toccato da quelle acque, da quei liquidi, dal fango, da niente. E continua a trovare il nutrimento. E continua ad essere bellissimo. Continua a trovare nutrimento e continua ad essere bellissimo. Vabbè, grazie Barbara per l'intervento. Mi ha fatto pensare... Prego. Questo caso di cui parliamo anche alla Vikriti e alla Prakriti. Che la Vikriti, diciamo, e Prakriti, in salute sani. E la Vikriti è solamente uno stato temporaneo della malattia che va ascoltato, che può cambiare. È uno squilibrio dei nostri elementi. Sì. Aria, etere, fuoco, acqua e terra. E questi sono fondamentali anche per il karma, perché è omos, è insieme. Noi non siamo solo struttura, mente, organo, spirito, ogni cosa va da sé, ma è tutto strettamente unito e insieme in un'unica cosa. Sì. Era un pensiero sulla medicina che per me La medicina ayurvedica, no? Certo, siamo proprio anime incapsulate e ci dobbiamo avere a che fare con questo corpo, di materia. Non è che uno dice, ma io non sono questo corpo, quindi lo butto via. Certo, è come io, se per questo non sono neanche la Ford Fusion qui fuori, però la tratto bene, no? Giusto? Cioè, non è che... Non sono questo corpo, allora me lo butto via, tanto io sono un'anima. Giustamente Barbara dice, qua cerchiamo di avere rispetto. I nostri organi, la nostra mente, la spiritualità, la struttura, perché è tutto unito. Tutto unito. Quando si fa il dosha test, per capire il dosha equilibrio, no? Per capire cosa sono i nostri elementi, e si fa nel metodo ayurvedico, nel metodo indiano, sì. Fa la valutazione, non è che valuta solo la tua psiche, solo il tuo corpo, tutto. O solo la spiritualità. Tutto. Tutto. Tutto come sta funzionando. Tutto il contesto. Tutto. Certo, sennò poi non può pronunciare una diagnosi, una terapia. Non si può. Che quella è la vera anamnesi, no? La raccolta di tutti. Sì, perché se va in squilibrio... Sono cavoli amari. Sono i... non mi viene la parola in sanscrito, mannaggia. I sette stadi della malattia, come si chiamano? I roga. Ok. Che sono i sette stadi della malattia. Cosa è la parola roga? I roga, brutta. No, sono gli stadi della malattia, no? Quindi bisogna stare attenti. Il corpo va ascoltato. Il corpo e la mente vanno ascoltati. Assolutamente. Assolutamente. Tutto quello che facciamo, le azioni, i pensieri. Altrimenti ci mollano prima del tempo. Sì. Hare Krishna. Va bene, grazie. Poi dulcis in fundo, oggi è il compleanno di Ilaria. Oggi è il compleanno, che qui su Facebook, non so se è ancora su Facebook, non lo so. Però oggi è il compleanno di Ilaria. Hare Krishna, tanti auguri Ilaria. Di una vita piena di devozione e di salute, pure quella, no? Non guasta assolutamente. A proposito,
Va bene, io ringrazio tutti voi, ringrazio tanto tutti voi. Ci vediamo domani con la puntata del Ramayana, e domenica con la festa della domenica, domenica mattina alle 12. E Hare Krishna. Buona continuazione di giornate meditando su questi insegnamenti straordinari del Ramayana. Hare Krishna. Jai, Shila Prabhupada, chi? Jai. Jai. Salutano anche Barbara, Matteo, Blasigopi. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mangala, Hare Krishna Premamrita e tutti i devoti, gli amici online. Hare Krishna. Hare Krishna.